Ciao a tutti ragazzi, io sono Damio, oggi siamo di nuovo qua su Minecraft Italia nell'episodio 37. Siamo di nuovo qua e guardate che figata. A me piace un botto sta cosa, mi piace un botto. Ok, eccoci qua, siamo fuori dalla casa che ho finito di farla, ovviamente off camera. L'ho finita perché farla tutto in un episodio o in un altro episodio sarebbe stato veramente troppo lungo. Ciao Luca, si è svegliato mio fratello. Ciao. Eccolo qua, l'avete sentito pure voi, mio fratello. Comunque questa è la casa, ora ve la faccio vedere anche un pochetto da più in alto. Il tetto, ad esempio, già cominciamo dall'esterno. Il tetto, questa parte l'ho fatta in questo modo, cercando di essere un po' con uno stile più medievale, senza che mio fratello mi interrompe ogni due secondi. Comunque vi faccio anche vedere l'interno, ma l'avevate più o meno visto già allo scorso episodio, perché l'avevamo quasi fatto completamente insieme, anche se queste due scalinate non le avevate viste. E queste due scalinate ci porteranno ovviamente alle zone inferiori, tipo questa parte qua sotto, che completeremo oggi, penso. E poi ovviamente anche dall'altra parte. E mi piace anche abbastanza come sono venute, perché ho aggiunto dei dettagli. Qui purtroppo è rimasto un po' scuro e non mi piace moltissimo. Però ora vi faccio anche vedere un po' da questa parte. Guardate che figo. A me piace un sacco come è venuto. Ho cercato di aggiungere abbastanza dettagli con il cambio di texture, aggiungendo altri blocchi che non avevo ancora utilizzato in questa parte di mondo. Poi ho avuto un culo assurdo facendo crescere sto coso. Ho usato relativamente poco bone meal, perché sì, non era nemmeno attaccato troppo alle case, quindi è cresciuto abbastanza velocemente ed è venuta fuori sta bestia. Poi ho aggiunto ancora queste foglie qua che mi aiutano a aggiungere ancora un po' di dettagli all'albero. Cespugli, un po' di erba, e qui ho fatto un po' di passaggio con la gravel e con la pietra. E anche qua sotto ho cercato di usare uno stile un po' più diverso dal solito, diciamo, aggiungendo più profondità. Vedete questi blocchi qua che rientrano un po' nel muro, e anche altri blocchi che appunto non avevo ancora utilizzato. E boh, direi che questa parte qua è finita. Poi ho fatto ancora il tetto bello, tutto così, e ho aggiunto una glowstone. E niente, mi piace un sacco sta casa. Dato che sono andato a prendere altri materiali dal vecchio mondo, inizialmente proprio dall'isola fino alla scorsa parte di mondo, ho preso i picconi, poi tutta la redstone che avevo, qualsiasi cosa, pure il ferro. Ok, questo dobbiamo cuocerlo intanto, che sono andato proprio a scavare io qui in zona. E lo mettiamo a cuocere. Però ho altri blocchi di ferro da qualche parte, se li trovo. E ok, 20 blocchi di ferro sono pochi, però vanno già bene. E dovremmo fare l'iron farm, assolutamente, perché in futuro vorrò fare un smistamento chest completamente automatico. E mi servirà abbastanza ferro per fare tutte le cose, tutte gli opere, tutto praticamente. E quindi più avanti lo faremo. Ok, comunque facciamoci un'altra fornace e mettiamo anche a cuocere queste cose qua, con un po' di carbone. Ok, e adesso io comincio già a scavare un po' qua sotto, perché facciamo la stanza delle chest qua, perché come avete visto ho due chest e sono veramente piene di roba, e quindi devo assolutamente cominciare a smistare un po' le cose. Purtroppo non automaticamente, perché per ora non ho i materiali per farlo, e forse non ho neanche lo spazio, perché qua sotto non penso ci starebbe bene. Certo che è davvero una figata quella casa. Allora, mettiamoci solo la luce così, anche se non vediamo lo stesso niente, assolutamente niente. Sta shaders è veramente troppo scura di notte, dovremmo modificarla. Mi sono perso. Ok, ci siamo, andiamo subito a dormire, così almeno ci leviamo il problema della notte e cominciamo a costruire la stanza delle chest. Sono andato a raccogliere della clay, che metterò immediatamente a No. Stavo già di no commettendo l'errore che avevo sempre fatto in qualsiasi mondo. Solo 64 blocchi, che palle. I nostri fantastici blocchi di ferro piazziamoli da qualche parte. Dobbiamo assolutamente farci altre chest. Però adesso cominciamo ancora a piazzare, diciamo, i limiti del nostro piccolo, diciamo,
covo sotterraneo. Allora, qui ci saranno 4 blocchi. Qui 2, qui 2, qui 4, ok. Praticamente sarà un cerchio, perché penso che le stanze delle chest devono essere a cerchio, così tutto è vicino, tutto è comodo da prendere e nulla è troppo lontano. Ok, ho raccolto 22 fiori, ma volevo anche passare qui dal nostro campo di grano. Come vedete ho ancora ampliato il tutto, perché cioè ho piantato dappertutto, perché era già cresciuto una volta mentre finivo il tetto e la casa, e ho raccolto tutto e ho ripiantato tutto. Quindi, oh, ma c'erano sti cosi. Ma sono stracomodi sti cosi. Perché ora vi faccio pure vedere, per chi non lo sapesse, vi faccio pure vedere cosa potete fare con questi fiori. Sono veramente una figata assurda, perché vi basta un po' di bone meal e praticamente il colorante rosso ce l'avete all'infinito. Quindi è fantastico. Beh, anche il bone meal puoi buttarlo per terra e ti crescono fiori rossi. Però comunque non si è mai sicuri che ti cresca un fiore rosso se ti serve il colorante rosso. Quindi è meglio fare con questa tecnica qui questo che sto per fare, ovvero tac. Ok, possiamo direttamente far così. Usiamo tutto il bone meal che abbiamo e come vedete spuntano dei nuovi fiori. Quindi da uno ce ne sono nati, non so, 9. E con questi 9 possiamo fare 26 coloranti, che ci basteranno assolutamente. Quindi di nuovo le bone meal le piazziamo lì. Cominciamo a prendere questi blocchetti qua, 61 blocchi. Facciamo in questo modo. Tac. Ma perché faccio sempre il blocco al centro? Non lo so. E facciamo la red terracotta. La terracotta rossa mi piace veramente un sacco. Secondo me è un blocco fighissimo per costruire, soprattutto per il contrasto che crea con questo blocco qua e col legno sopra. Mi piace veramente un sacco. E possiamo cominciare a piazzare questo blocco. Guardate che figata assurda. Mi piace veramente un sacco il contrasto che fa col legno. È bellissimo sto blocco, lo userò dappertutto ormai. E boh, ora faccio tutto comunque il primo perimetro e cerco di fare anche magari quelli dopo, anche se non riuscirò. Qui ho sbagliato ovviamente perché sono scemo. Contorno del cerchio qua. E vediamo ancora un po' cosa fare. Allora. Direi che poi delle luci saranno qua. E cercherò di fare tipo uno switch, ovvero non so, un pulsante per accendere e spegnere le luci, magari con delle pressure plate, direi. Per far bene le cose, tipo entriamo e si accendono le luci. E per far sì che possiamo entrare e accendere le luci mentre prima era buio, senza avere dei mob qua dentro, devo mettere le slab per terra. Quindi non avere un blocco, diciamo, solido su cui camminare, così almeno i mob non possono spawnarci sopra. Ho messo i blocchi solidi ai lati, diciamo, del perimetro dell'edificio, perché intanto lì sopra ci saranno le chest, quindi non ci sarà assolutamente pericolo di spawn di mob e robe varie. Quindi se riesco a piazzare questi ultimi blocchetti ce la possiamo fare. Ok, quindi diciamo che è abbastanza finito. Qui ci saranno tutte le chest, quindi metterò la lampada per prima cosa qua. Poi farò da questo blocco, diciamo, tutte le chest fino a qua. E poi qui un'altra lampada in verticale, penso. E boh, direi che siamo abbastanza a posto. Dobbiamo solo finire di fare la parte ancora un pochetto sopra. Però per ora non ho i materiali, lo farò dopo. Adesso dobbiamo cercare di capire. Guarda, abbiamo le chest, possiamo solo più fare le trapped chest. Le trapped chest ho guardato e in effetti è comodo sto coso. L'altra volta ho detto che non poteva servire, ma in effetti è bello comodo sto coso. Quindi prendiamoci solo il legno, poi anche gli stick e del ferro, mi pare. E possiamo farne un po'. Ok, allora facciamo degli stick. Ancora uno. E si fa così in teoria. Perfetto, ne abbiamo 24, ne usiamo 21 per fare le trapped chest e cominciamo ad andare a piazzare queste cose qua. Ok, allora, intanto devo ancora dirvi un'altra idea che mi è venuta. Mi avete detto di andare avanti e indietro per il mondo, ma concentrarmi abbastanza da questa parte comunque, perché sarà abbastanza bello poi vedere tutto alla fine, anzi non abbastanza, ma sarà fighissimo vederlo tutto alla fine. Allora, dobbiamo piazzarle in questo modo, trapped o anche chest normale all'inizio, chest, trapped, chest, tac, tutto così,
Tutto così, quindi aspetta, qual era il trapped? Trapped, trapped, ok. Trapped, chest, trapped, chest, trapped, chest. Tutto così, ok, quindi sarà molto easy. E alla fine avremo molte chest con cui poter immagazzinare tutto. Ok, vediamo, tac, e finiamo qua. Ma non sono solo queste, perché dobbiamo fare un altro layer, quindi... Ovviamente ora dobbiamo partire con la chest normale sopra la trapped, perché mi sembra che vicino non possono stare. Oppure sì, non lo so. Però voglio anche fare un po' di, diciamo, contrasto tra il rosso e il nero, ok? E possiamo fare il secondo layer di chest. Volendo, se ne potrà fare ancora un altro, non lo so, ma magari lo faremo. Ok, adesso dobbiamo andare a finire il tetto. Dobbiamo assolutamente chiudere un po' qua, perché non mi piace assolutamente vedere tutto questo, questi buchi, diciamo. E allora qui ci sarà il blocco qua, quindi non lo so, mettiamolo qui. E poi finirò comunque dopo. Ok, ecco la stanza completata, ho finito ancora il tetto, ho messo ancora queste due chest prima di mettere le luci qua, che faremo magari all'inizio del prossimo episodio, perché dovrei andare a prendere tipo la glowstone e... no, la redstone ce l'ho, è tutto, però solo la glowstone. E entrando nel portale praticamente mi riporta fino all'isola, cercando di tornare indietro, mi riporta fino all'isola. Quindi la glowstone dovrei anche guardarmi il meccanismo, perché io con la redstone sono assolutamente negato. Quindi a meno che io non abbia un tutorial sul secondo schermo, non ce la farei. Troppo difficile mettere delle luci così, cercando di fare tipo uno switch, passando e tenendole accese, poi passando e spegnendole, non con una semplice leva ovviamente, perché quello sarebbe capace pure mio fratello. Comunque fatemi sapere appunto se il layout vi piace. Qua sopra penso che metterò le cornici con i vari oggetti, o non so, datemi dei consigli. E poi vi devo anche dire una cosa: dato che mi avete consigliato di andare avanti e indietro anche, mi avete detto di fare una ferrovia per arrivare fino al portale, e poi anche tra i portali di fare delle ferrovie. Non farò delle ferrovie, ma ho visto un modo per andare avanti e indietro, tipo facendo una linea retta e mettendo un vaso sì, blocco vuoto, un vaso sì, blocco vuoto, vaso, blocco vuoto, vaso, tutto così. Poi con una barca, tipo con uno slime block, ti dai una spinta e boom, non finisci più di andare avanti, ed è pure molto veloce. Quindi dovrò assolutamente provarlo, e lo faremo se funziona per tornare al villaggio, ok? E poi dovremmo fare anche una farm di ferro, la mia prima farm di ferro dopo tutte le stagioni che ho fatto di Minecraft. Farò finalmente la farm di ferro, come mi avete sempre chiesto, e sarà molto figo. Comunque vi lascio con questo fantastico sole mattutino, e vi invito a abilitare le notifiche qua sotto, vicino al tasto iscriviti c'è una campanellina, schiacciatela e abilitate tutte le notifiche, così almeno sapete quando escono i video. Probabilmente registrerò pure di notte, quindi magari ci sarà qualche episodio un po' con la voce un po' bassa, perché dato che ho poco tempo di giorno per registrare, probabilmente mi metterò a registrare anche di notte. E niente, detto questo, vi invito a seguirmi anche su Telegram, perché lì almeno scrivo sempre tutto. E boh, noi ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti!